Primo consiglio comunale, presentazione della nuova giunta per l'amministrazione eletta l'11 giugno guidata da Paolo Michelini. La prima assemblea si è tenuta nella sala rosa del Circolo dei Forestieri. Il consiglio, come da prassi, si è aperto con il giuramento del primo cittadino e a seguire Paolo Michelini ha presentato la nuova giunta. Ho cercato di compensare un po' le varie, sia chi ha avuto più preferenze, chi ha riportato maggior successo, l'esperienza e la gioventù. Non abbiamo voluto assessori esterni perché è giusto che rivestano i ruoli più importanti, persone che si sono impegnate, che hanno portato avanti il programma che avevamo presentato alla popolazione. Ho però ritenuto di dover dare anche degli incarichi a tutti i consiglieri, perché è giusto che tutti si impegnino e che abbiano in base alle loro esperienze un ruolo nell'amministrazione comunale. Eccoli i componenti della nuova giunta. Pacini Sebastiano, in questa giunta avrò l'incarico di fare il vice sindaco. Carlo Giambastiani, assessore con delega all'urbanistica, alle terme, al patrimonio. Monica Melani, sarò assessore a cultura, scuola e trasporti. Sono Francesca Lenzarini, assessore attività produttive e commercio, finanziamenti, Red Urbano. Nominati anche 4 consiglieri con delega. Antonio Bianchi ha avuto le deleghe all'ambiente, energia rinnovabile e società partecipate. Marco Pelagalli le deleghe al sociale, sanità e casa. Maria Barsellotti le deleghe alle politiche giovanili e terza età, turismo, associazionismo e manifestazioni. Ed infine Silvano Salotti, delega allo sport, caccia e pesca. Da sottolineare il numeroso pubblico presente al Circolo dei Forestieri, un segnale di grande partecipazione alla vita civile che arriva dalla cittadina termale.